Zitti che c'è un momento. Ah, oh, ma inizio proprio. Meraviglia, eh. Che bello il mare. Sì, eh. Guarda. E belle riprese subacquee. Vieni L'estate. qui con noi. Sto bene qui, grazie. Che approccio de merda. Madonna. Dicevo te l'ho Manco detto una scusa io. proprio. Ammazza, hai visto? Sta morso Espediente. morso. Espediente. Che cazzo. C'è un montaggio incredibile sto trailer. Sì, è vero. Ehi, sorellina. Ciao. Vedi la chiamata prima Dimmi del. che sono arrivata. Mamma aveva ragione. Ci ho messo un'eternità a trovarla, ma Sorellina. è perfetta. Di un altro padre. O di un'altra madre, perché. Un'altra famiglia. Aia! Che Sangue. è? No, come sangue? Guarda, è rosso. È quello perché. No, Ah, Stefone. censura a Stefone! Quindi il film è Blake Lively in costume su uno scoglio urla. Ah! Non ne sentiremo la mancanza. No, no, muore pure lui. Dai, Questo sì. punito per l'approccio Meno male che di so che nel film non li vedrò. Quest'estate prima. Non statevene a cambiare. casa. Stessa spiaggia, stesso Non ci muoio mare. qui. Io non No, ci io non ci muoio. credo che hanno fatto un 30, film così. 35 metri. Ci impiega 32 secondi. No, non c'è, è No, impossibile. ma no, no, ma dai, andava bene fino adesso. No. Ma no, ma mi sta spoilerando tutto. Mi ha spoilerato, ovviamente. E va sulla porta. Ma perché? No, 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 no. Cioè, mi hai detto che tutto il film questa sta sullo scoglio? E poi su sta boa? Non stanno pensando come altri, ma non avevamo dubbi. No. Dal 21 luglio dicono. No. Sarà vero? No, io i surfisti che muoiono li apprezzo. Era partito bene, aveva un bel montaggio, mi piaceva molto come quell'espediente del morso, dei rumori, delle cose, era fico. Però poi ci hanno detto come va a finire praticamente. Niente, Blake, ci hai provato, grazie. Ma lei chi è? Beh, Blake Lively, Serena Van der Woodsen, quella No. di Gossip Girl. Non lo vedo Gossip Girl. È finito da un po'. Ciao, fan di Ciao. Gossip Girl. Ciao, fan di Gossip, speriamo di non avervi offeso. Beh, e Vi ha fatto quindi. venire voglia di andare al mare? No, poco. Due o tre info sul film, dai. Aveva un regista che si chiama Louis Leterrier, tra l'altro regista dell'incredibile Hulk, Scontro fra Titani, The Transporter. Insomma, uno che ha fatto i soldi. Però poi è stato eliminato ed è entrato in gioco Jean-Claude Serra, che invece è un esperto di horror, perché ha fatto tipo House of Wax, Orphan, una serie di film del genere. E infatti il film è diventato un horror. E ce ne siamo accorti vedendo il trailer. Ma adesso, al di là del culo della protagonista, questo trailer. Merita? Questo trailer è fatto bene perché secondo me nel trailer di un film del genere non me lo devi dire che lei sta tutto il tempo sullo scoglietto. In Perché il primo papocchiamelo. trailer era così in realtà, il teaser era così. Finiva con lei che arriva sullo scoglio e poi mistero. Mi ha detto mezzo film. Stefone, lanciami la classifica come solo tu sai fare, ho detto anche l'altra volta, lo ripeto. La classifica. Al nono posto, Animali fantastici e dove trovarli. All'ottavo posto, I Magnifici 7. Al settimo posto, The Nice Guys. Al sesto posto, Lego Batman. Al quinto posto, The Neon Demon. Al quarto posto, Ghostbusters. Al terzo posto, Doctor Strange. Al secondo posto, Rogue One, A Star Wars Story. E per la dodicesima settimana consecutiva al primo posto troviamo Suicide Squad. Quindi Paradise Beach dentro l'incubo e la nostra Blake Lively non ce la fanno ad entrare in classifica. Ci vediamo sabato prossimo alle 13 con un nuovo Hitmania. Voi intanto iscrivetevi al canale, visitate la nostra pagina Facebook e scaricate la nostra app, ScreenWeek TV. Ciao!